Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di SimCity. Io sono come sempre Kino Nerd e oggi vedremo di espandere la città di Lavandonia. Ok, per prima cosa espandiamo questa vietta qui. Ok, e ce l'abbiamo. Poi cominciamo con... Mamma mia, mi si muove in fretta tutte le volte. Ok, allora abbiamo bisogno di qualche altra casa, quindi allochiamo subito questa zona. Dovremmo arrivare ai 5.000 residenti per poter avere il municipio. Ok, quindi ci mettiamo subito all'opera. Quindi per avere 5.000 residenti però avremo bisogno anche di più lavori. Più lavori, più fabbriche. Ok. Più fabbriche, più negozi. Più negozi, più corrente hanno bisogno. Più corrente hanno bisogno, più pale dobbiamo mettere qua. Ok, però dovrebbe bastare. Perfetto. Abbiamo subito anche a disposizione anche gli impianti più grandi, avendo sbloccato nelle altre città il dipartimento dei servizi, eccetera, eccetera. Ok, sì, abbiamo tutto, abbiamo tutto. Abbiamo pure la possibilità di mettere il deposito delle navette, ma lo metteremo in futuro. Allora, qui abbiamo sì residenti a medio reddito, qui abbiamo attività a basso reddito. Perciò avremo bisogno sicuramente di un po'... No, non ne abbiamo bisogno. Ok, perfetto. È chiesto nella regione attività ad alto reddito. Ma ora non le possiamo certo fare. Poi chi le usa? Chi ci va a lavorare? Ok, stanno calando di molto la richiesta di basso, perché sono tutte praticamente a basso reddito queste case qua. Allora, abbiamo la possibilità di costruire anche da quest'altra parte, quindi ci diamo subito da fare, facciamo qualche bel negozietto di qua. Anzi, quasi quasi questa città faccio più viali, vediamo di fare una città dove sia molto possibile usare il tram. In questa città sì, voglio fare usare a tutti il tram. I simole non sono sufficienti, vaffanculo. Dovremmo aspettare una ventina di secondi che ci danno i 2000 che ci servono. Ok, abbiamo 3.009, perfetto. E adesso mettiamo negozi. Negozi? No, quasi quasi no. Anzi, uno lo faccio perché tanto serviranno. Ambulanza che ricopre con il soccorso. Ah, serve ambulanza. Ma io ho 1.000 soltanto. Quindi serve. Cosa serviva? Domanda residenziale a medio reddito. Quindi andiamo a mettere un po' di parchi di natura. Mettiamo uno qua. E uno qua. Ok, così dove... Sì, ecco, migliora il valore del terreno e perciò... Sì, migliorano di già. Abbiamo questo qui. Sì, ideale, buono per il medio reddito, perfetto. Che per il basso reddito vanno ovunque, quindi non c'è un certo bisogno di starsi tanto a preoccupare qui del basso reddito. Potrei metterli anche qua, potrei metterli. Ok. Procediamo. Dovremmo avere la costruzione anche qui. Ho detto singhiozzo. Ok, allora dovremmo accumulare abbastanza per poter mettere qui che vuole. Ah, mi dice di poter mettere la sala da gioco, 25 edifici commerciali. Eh sì, perché l'ho sbloccata. Ah, bene bene. Qui ok, giusto, avevamo anche la possibilità di mettere un po' di carbone che è qua. Perciò io metterei una mina di carbone appena ci avremo abbastanza soldi. Ci vuole 22.000.
macchina, però dobbiamo mettere tutti gli altri servizi. Perché se non mettiamo l'ambulanza, i vigili del fuoco, se mettiamo insomma la clinica per l'ambulanza, i vigili del fuoco e polizia, la gente poi può andare a lavorare in miniera se crepa. Perché non c'è l'ambulanza. Ci fa a casa sulla strada. Che ci fa la casa sulla strada? Anche qua. Mi passano attraverso. Ci credo. Ma. Vabbè, solo vogliamo su questo altro bug. Come quell'altro che c'era nel camion del riciclaggio che andavano avanti e indietro. Poi prendiamo questa e va bene. Vediamo un po' di cominciare ad aumentare un po' la densità. Poi ci servono altre case, quindi facciamone subito delle altre. Qui e qui. Perfetto. Poi facciamo subito una via d'alta e la spostiamo qua. Di modo da mettere delle altre. Ok. Abbiamo tutto a basso reddito però, eh. Anche se ce li chiedono di più a medio reddito. Quindi, anche il mouse risponde male. Ok, mettiamo un parco, ma forse posso fare anche un pochino più grosso. Questo tanto costa 800, questo costa 400, costa 40 all'ora. Questo 80 all'ora e ha un effetto più o meno simile. Quasi quasi però lo metto qua. Almeno hanno un parchetto un po' vicino a casa, un po' più grosso. Ok, ah ecco, si stanno anche tutti migliorando. Aspettate un attimino. Ok, sono qui. Avevo, insomma, c'è un raffreddore addosso che porta via. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a costruire. Qui, vampati di fuoco. Mamma mia, dove hanno? Dove sono gli incendi? Vabbè, dai, su. Allora, un po' vedere. E lì, lì c'è il piromane. Ma io ho un vigile fuoco da un'altra città. Ok, da una delle mie altre città. Va bene, costruirò la caserma dei vigili del fuoco, ma appena ce l'ho... Ah, no, ce l'ho i soldi, vai. Così qua si potevano fare qualsiasi meteora grossa. Solo che costa una baraccata di soldi. Quindi facciamo quella piccola per il momento. E la mettiamo qua. Qua. Ok, poi caserma dei vigili del fuoco. E clinica. Uno a fianco all'altro. Così. Così qui ci posso mettere ambulanze. Ok, voi. Questi 2 minuti sono stati giù, ho guadagnato un bel po' di soldi. Ok. Così con quell'allarme velocizziamo la risposta del servizio. Ora appena guadagniamo qualche altro soldo, metteremo anche la polizia. Mettiamo tutto vicino, almeno sono tutti uno di fianco all'altro. Siamo a 25.000, serve di fare ancora un po' di soldi per poter mettere. Ne avrei 2500 residenti per mettere il Maxis. Se quasi può il Maxis me lo metto. Ok, ancora 2 ore nel gioco e avremo anche la possibilità di mettere il comando. Ok, ci siamo quasi, manca davvero poco e metteremo anche il comando di polizia. Abbiamo 2 notifiche nei criminali. Questo è un edificio abbandonato. Abbandonato, sì. Ok. Qui troppa criminalità.
E lo so. Ma adesso la criminalità scende, quanto ci scommettete? Allora, dove la metto? Dove la metto? Dovrei prendere male le misure per fare anche la cosa di... Ma no, così la metto qua. Ok. Mettiamo il cartellino. E lo mettiamo qua. Vai, perfetto. Ma è bellina adesso. Abbiamo anche il comando di polizia. Nelle celle ce ne stanno solo 10. Dovremmo sicuramente espanderlo molto presto. È già partita l'attacco. Ok, poi dobbiamo fare una scuola. Costa 16.000. Il fermatore pulmino costa 200. Tanto possiamo tentare di mandarli nella scuola. No, no, aspetta, vai. Ok, abbiamo costruito anche i servizi per questa città. Ora non so cosa serve, ma adesso non ho idea di cosa poterci mettere. Il dottor Wu, dobbiamo sconfiggere, metteremo Maxisman. Ok. Devo aggiungere i 2000 residenti, 2500 residenti. E poi poter mettere il maniero di Maxisman. Allora. Prendiamo delle altre strade. Facciamo subito queste qui, almeno risparmio un po' di tempo. E mettiamo subito altre casupole. Ok, ecco lei. So che aria qua si dovrebbe usare a partire da queste, può migliorarle. Visto che ora qui so già cosa costruisce tutto, faccio direttamente così, faccio prima. Ok, poi metteremo sì del... qui la stazione. Quando metteremo la stazione tirerò sul tram, almeno la gente può prendere il tram e viene in città. E metteremo sì la casa da gioco, probabilmente la metteremo qua su, dice, direttamente vicino alla stazione, almeno non ingorghiamo la città. Tutte le attrazioni turistiche le metteremo qua su, certamente. Perché mettere questa città quasi quasi la faccio sul sulla cultura, sul turismo. Quindi metterò diverse sale da gioco, diversi casinò e tutto. Quindi mi sa che qui la miniera non ce la faccio. Quasi quasi questa qui la dedico al casinò. E soprattutto alle attrazioni turistiche. È anche cambiato perché adesso... è separato, bene. Anche bello grosso anche questo. Centro espositivo. E poi lo stadio professionistico. Dipartimento di turismo del turismo nella regione. Quindi ce lo dovrò mettere quando espanderemo il municipio. Una piccola città. Sì, te mi dici 2500 quando in realtà sono 5000. Va bene, anche quello è il solito bug che c'è in questo gioco. L'ambulanza è tornata alla base. 7 su 10, quindi mi sa che dovrò espandere così. Ok, allora. Non possiamo mettere altro. Ok, ora siamo a una capacità di 25. Questa qui sono già a 8. Di 15.000 servono. Mettiamo anche la bandierina, vai. Non lo posso mettere. Uffa, non lo posso mettere. Va bene, pace. Estingui 5 incendi, perfetto. Tutti gli auto sono di pattuglia, le celle sono quasi piene, dovremmo arrivare a 15.000, metto le altre celle per i delinquenti che sono in giro per questa città e poi chiudo il video, vai. Arriviamo giusto giusto ai 15.000 simoleon. Ci vorrà ancora poco. Tanto facciamo una piccola girata per la città, vediamo un po' se c'è qualche fumetto. Infatti c'è. Ma questo qui vuole i treni. Trasporti, dobbiamo una ferrovia. Va bene, costruirò una stazione ferroviaria appena posso. Mentre qua cosa volete? Ancora niente. Ok, va bene.
Nel rapinatore ovviamente passano la frontiera. Ah, fa culo, perché non state a casa vostra a rapinare, bastardi? Il rapinatore del cazzo. Sanguisughe della società. Ura. Ok, ci siamo. I delinquenti sono anche al completo. Quindi, e ne arrivano degli altri, quindi sarà meglio sbrigarsi a mettere una cella. Perfetto, ora siamo a una capacità di 25. Non esatto, non basta neanche questo. Proviamo a venire dopo le minacce alle imprese delle case locali. Ah, fanculo, ancora. Vi vedrò cosa fare nel prossimo video. Probabilmente sa che mi tocca mettere questa. Il distretto proprio, quello rosso. Se metto quello rosso butto giù questo e metto subito quello rosso e via. O se no, forse è meglio mettere il distretto in questa zona. Perché così me lo copre di più. O forse un'altra stazioncina. Perché il verde indica la zona coperta. Quando poi espanderò la città in questa zona, è bene che ce ne sia un'altra stazioncina. Comunque un distretto di polizia non mi ci voleva nessuno. Da qua probabilmente sì, il distretto quasi quasi lo metto qui, che è quasi nel mezzo della città, quindi ci starebbe anche bene. Ok, direi che per questo video è tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Sì, vogliono anche i rifiuti, lo so, li metterò. Ciao a tutti.